Filippo Tassara, anche quest'anno obiettivo realizzato, una grande soddisfazione, perché in questa sala non ci sono soltanto campioni, e anche quello sicuramente conta, ma ci sono tanti ragazzi che si sono innamorati dell'attività natatoria grazie a nuotatori genovesi, ben 237 componenti di un ricco settore agonistico. Sì, certo, quest'anno abbiamo dimostrato di saper raggiungere risultati incredibili, come una medaglia d'oro paralimpica, come un campione del mondo nella gara a tappe del Grand Prix, la medaglia con Francesco Bocciardo, la medaglia d'oro del Grand Prix con Edoardo Stocchino, ma insieme a loro in questa serata tutti gli altri nostri atleti che si sono distinti nell'anno via via con i loro risultati che sono in crescendo, e quindi questa area di affettività che secondo me è sempre presente nella nostra premiazione e che deve salvaguardare prima di tutto la motivazione a fare dello sport, nel nostro caso le discipline natatorie, la motivazione che ti spinge a partecipare, a essere presente tutti i giorni, a impegnarti, a voler raggiungere il risultato. Dopo il fatto di raggiungere il risultato altisonante di prestigio, è chiaro che deve riguardare coloro i quali riescono a mettere in gioco o riescono ad avere, per fortuna loro, le caratteristiche utili a, appunto, ad impegnarsi in allenamenti sempre più intensi, in desideri sempre più intensi di emergere, di vincere, di classificarsi, di migliorarsi e via così. Un servizio alla collettività eccezionale, si può dire. Questo lo deve dire la collettività, la presenza questa sera di circa 200 persone vuol dire molto per noi, visto che abbiamo all'incirca 200 atleti, non tutti presenti, è impossibile avere tutti gli atleti presenti a una manifestazione così, però vuol dire una presenza costante sul territorio per coloro i quali vogliano rivolgersi all'ambito acqua per migliorare la propria salute, per riacquistare la propria salute o per mantenerla, però anche a quei genitori che, se lo desiderano, fanno bene a farlo, vogliono rivolgersi a noi per dare un indirizzo formativo ai propri figli, se non altro la capacità di salvarsi in acqua, che è la prima, credo, la prima necessità che va chiesta a una società come la nostra, quella di dare sicurezza a tutti i bambini, a tutti i giovani, quindi imparare a galleggiare e poi via via intraprendere, se è il caso, se vogliono, quelle diversità che stanno poi nella continuità, nell'allenamento, nella didattica. Non solo campioni, non solo grandi risultati, anche attenzione agli eventi. Attenzione agli eventi, organizziamo due manifestazioni di tuffi, una manifestazione di nuoto in piscina, una manifestazione ormai cadenzata nell'anno che si chiama Master Day per chi ha qualche anno in più, una manifestazione in acque libere, la regata natatoria, e devo dire che la nostra attenzione, ci siamo trovati molto probabilmente per casualità dentro un vortice di attività per il FIMP, per il CIP, cioè per i soggetti disabili, diciamo così, e questo ci ha portato sia alla medaglia di Francesco, però alla soddisfazione di vedere altri elementi tipo Giovanni Sciacaluga, tipo Andrea Zarito, avete visto Andrea Zarito che grande che è, e quando compete nuotando a dorso nel modo che sa fare solo lui, riuscire a vincere un titolo italiano, e Gianfilippo Mirabile, quindi un'attenzione particolare al mondo della disabilità che ci viene dall'amicizia con Salvatore Cimino, che sta combattendo la sua campagna a livello mondiale e che speriamo di poter continuare per garantire ai cittadini questo tipo di servizio. Per quello che riguarda la nuotatori genovesi, creiamo un vivaio in vari settori, perché abbiamo la scuola nuoto prettamente rivolta all'apprendimento del nuoto, abbiamo la scuola sincronizzato, abbiamo una scuola pallanuoto,
e quindi cerchiamo di sviluppare nei bambini le competenze il più ampio possibile in tutte queste, in queste sfaccettature delle attività acquatiche. Ci impegniamo per dare spazio a tutti i futuri talenti, ma facendolo in modo ludico. Noi parliamo di apprendimento attraverso il gioco e di poter dare spazio a ciò che sono le abilità e le competenze insite di ogni bambino, facendoli divertire chiaramente. A che età si intravede un campione del futuro? A che età riuscite a capire davvero questo ragazzo farà strada? Tutti i bambini che abbiamo sono dei potenziali campioni. Quello che noi ci impegniamo a fare è cercare di motivarli, di divertirli e di tenerli nelle attività e di poterli gratificare per quelli che possono. Quando da grandi, per questo poi ce ne parlerà proprio il presidente Filippo Tassara, che è abile, ma non siamo per la specializzazione precoce. Quindi diciamo c'è tempo. Noi dobbiamo coltivare degli soggetti, degli individui felici innanzitutto, per quello che possono apprendere e per quello che devono imparare socializzando con gli altri. Un momento positivo di rivalutazione della struttura e quindi siamo molto contenti, abbiamo avuto un'ottima risposta, diciamo il 2016 è stato un anno importante, quindi se lo leghiamo ai risultati sportivi sicuramente non possiamo che essere molto, molto felici. Ecco. Aiutati anche dal fatto che avete una marea di campioni in vasca che nuotano, si tuffano, questo crea anche una bella cassa di risonanza e anche tanti ragazzini che sognano di emulare proprio i vostri campioni. Sì, chiaramente avere diciamo degli atleti come Francesco Bocciardo, come Edoardo Stocchino in squadra aiuta, perché sono delle guide, sicuramente sono atleti da seguire, da emulare. È chiaro che bisogna costruire tanto, bisogna partire dalla scuola nuoto, e quello che stiamo facendo noi chiaramente lavorare dai più piccoli, chiaramente facciamo i corsi, partiamo dai 0 ai 36 mesi, quindi abbiamo una piccola vasca di allenamento fino ad arrivare agli atleti evoluti come appunto quelli che abbiamo citato prima. Quindi insomma il lavoro è lungo, è importante, quindi siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo. Che obiettivi vi ponete? Sicuramente noi puntiamo tanto sul nuoto e sui tuffi, che è un'altra disciplina che ci sta portando grandissime soddisfazioni, quindi stiamo cercando di lavorare, di costruire al meglio l'organizzazione delle scuole, quindi dei corsi, che poi sono quelli che ci portano a crescere qualche eventuale campione. Quindi l'obiettivo è sicuramente quello di strutturare la squadra, avere un numero di atleti che possano, diciamo, creare un movimento che poi nel futuro speriamo possa portare altri grandi atleti, altri grandi campioni. Sì, diciamo che in questi mesi sono andato a festeggiare la mia vittoria un po' ovunque, in giro per l'Italia e per il mondo, però come amo sempre dire, quando vengo qui a queste manifestazioni che celebrano appunto la festa della mia società, di sicuro è una cosa incredibile, anche perché comunque l'affetto di casa è sempre un affetto incredibile. In più ricevere applausi che durano tantissimo, i quali bisogna anche dire, per voi smettetela di applaudire, è veramente una cosa fantastica. Che cos'è per te la nuotatori genovesi? Allora, la nuotatori genovesi per me è molte cose. Prima di tutto è una casa, è una sorta di famiglia, una seconda famiglia, perché comunque quando uno fa sport così tante ore alla settimana il luogo dell'ambiente diventa una sorta di seconda famiglia. Ma anche gli allenatori, i tecnici, tutti. Per esempio Luca, io amo sempre dire che Luca non è soltanto il mio allenatore, in un certo senso è il fratello maggiore, che è più grande ancora degli altri, mio fratello naturale, che non ho mai avuto, che mi segue non soltanto in acqua ma anche dietro molte cose, per esempio quando ho dei problemi, non lo so, sentimentali, robe del genere, Luca so che c'è. Ormai è, anzi, quasi la mia prima casa, passo più tempo qui che di sicuro a casa, però è un ambiente piacevole, una situazione molto, molto familiare, quindi è sempre un piacere stare qui in piscina con Filippo, che è ormai diventata una presenza fondamentale nella mia vita, cui mi ha accompagnato in tutte le vittorie in giro per il mondo,
non solo nelle vittorie, quindi sono particolarmente legato a questa realtà nuotatori genovesi che di sicuro è diventata parte integrante della mia vita. Che fatto ti fa vedere anche tutti questi ragazzini che ti guardano con tanta ammirazione? Sei il loro esempio? Beh, nel corso degli anni mi sono accorto di essere un esempio per i ragazzini, non avrei mai pensato di poterlo diventare quando ero alla loro età, e questo mi fa veramente piacere, mi riempie d'orgoglio, perché comunque penso di poter trasmettere un bel messaggio e trasmettere dei valori che sono molto importanti nello sport e nella vita. Io non sono genovese, mi sono trasferita a Genova per allenare la squadra degli esordienti e ho trovato in nuotatori genovesi quello che ho sempre desiderato. È una squadra bellissima, un ambiente bellissimo dove lavoriamo tutti insieme, dagli esordienti C ai master. Che 2017 sarà per te? Un 2017 anzitutto da allenatore appunto per la mia squadra degli esordienti e poi naturalmente continuo a allenarmi per le mie gare ormai da master, ma sempre con la stessa passione. Ci sono i mondiali a Budapest quest'anno e spero di fare bene. Obiettivo? Assolutamente, i mondiali di Budapest. Obiettivo non lo dichiaro per scaramanzia, però diciamo fare bene. Che 2017 sarà per questi giovani tuffatori? Beh, noi speriamo sia meglio del 2016. Nel 2016 abbiamo già ottenuto dei buoni risultati e speriamo, con l'aiuto della società, se potesse mettere a disposizione delle tecnologie un pochettino più all'avanguardia, visto che noi abbiamo l'acqua e i trampolini, perciò esistono altre cose per poter fare i tuffi meglio, di riuscire ad avere dei risultati più importanti. Si intravedono qualche campione del futuro in ottica chissà anche olimpiadi? Noi ci proviamo, nel senso, ragazzi, lavoriamo con i ragazzini molto piccoli fino dall'età scolare, quindi i più piccoli sono del 2010 addirittura. Ci vorranno tanti anni, ma speriamo di riuscire a portarli perlomeno a vincere qualcosa come noi vecchi. Quella è la speranza e il tentativo che facciamo allenandoli tutti i giorni. Ma è una grande società genovese, ormai affermata, conosciuta, apprezzata, amata da molti appassionati, grandi atleti con grandissimi risultati. Questo è un lavoro riconosciuto a questa bellissima società e al suo presidente, a Filippo Tassara, che da anni si sta impegnando per far crescere questa disciplina sportiva. Un ringraziamento sentito va ai dirigenti, agli allenatori e ai tanti volontari che permettono a questa società di poter gestire anche un impianto così importante come quello delle piscine di Albaro. Questi ragazzi hanno la fortuna di poter svolgere attività sportiva e praticarla soprattutto all'interno di uno degli impianti più belli della nostra città. Quando vedo tutta questa gioventù, tutti questi ragazzi che, come ho detto poco fa, oltre che ottenere dei risultati, certamente diventeranno delle persone sane di mente e di corpo, per me è motivo di orgoglio e di vanto. Insisto, perché il nostro sport, questo è sicuramente è presuntuoso, però posso confermare che la nostra federazione ha dato 30% del medagliere italiano alle Olimpiadi. Questo è dovuto al lavoro e della federazione, ma soprattutto delle società che la compongono e di tutte le famiglie che seguono i nostri atleti, soprattutto giovanissimi. È 4 anni che ci conosciamo. 4 anni fa io l'avevo visto in una piscina dello Champagnat, e gli avevo chiesto: dai Fra, perché non iniziamo un percorso insieme? Avevo visto in lui il talento, nonostante che fosse un anno che era abbastanza in crisi tra la scuola, le gare, aveva appena fatto le Olimpiadi a Londra, non erano andate benissimo, un po' per la giovane età, un po' per l'inesperienza. Lui ha accettato il mio invito e da 4 anni che ci alleniamo tutti i giorni. Ci alleniamo, lo dico in plurale perché anch'io sono a bordo vasca che va avanti e indietro, quindi faccio gli stessi chilometri che fa lui a piedi e sono tanti. E in questi 4 anni abbiamo portato grandi, cioè abbiamo vinto grandi cose, gli europei, i mondiali, e poi il sogno che ha incoronato tutto, le Paralimpiadi. Ecco, dopo le Paralimpiadi, qual è il vostro grande obiettivo adesso che vi date? Qual è?
Allora, noi ci siamo presi un bel periodo di pausa, fisico e psicologico, perché veramente le Paralimpiadi ci hanno distrutto. E le prossime, poi adesso da 2 settimane, 3 settimane che abbiamo cominciato gli allenamenti, la tappa più importante quest'anno sono i mondiali in Messico, Città del Messico, particolari perché sono in altura. Francesco non ha mai fatto gare in altura, come la maggior parte penso degli atleti, sono a 2000 metri, quindi vanno, la preparazione è diversa, una preparazione più incentrata magari sull'attività aerobica, su qualche allenamento fatto in altura, faremo qualche allenamento a Sestriere, qualche allenamento a Città del Messico, quindi dovremo preparare l'organismo a sopportare proprio questo deficit, questo cambiamento.